Ciao, sono Lisa di Piano Segreto e in questo video continuiamo a parlare dei pedali del pianoforte. L'ultimo che manca all'appello è il pedale centrale. Se ti sei perso gli altri video sul pedale di risonanza e sul pedale di sinistra, li puoi trovare cliccando qui. In alcuni pianoforti questo pedale ha una funzione, in altri pianoforti ne ha un'altra e in alcuni modelli proprio non esiste. Nei pianoforti a coda, in quelli in cui è presente, si chiama pedale tonale ed ha la stessa funzione del pedale di risonanza, che però si applica solo ad alcune note prescelte. Quindi anche in questo caso gli smorzatori delle note selezionate rimarranno alzati anche se rilascerai i tasti. Questo permetterà alle corde di continuare a vibrare fin tanto che terrai abbassato il pedale. Per usarlo correttamente dovrai suonare le note che vuoi prolungare. Poi, finché mantieni i tasti giù, abbassi anche il pedale centrale. Rilasciando poi i tasti, come vedi, gli smorzatori selezionati rimangono alti mentre tutti gli altri sono aderenti alle corde. In questo modo, solo queste due note continueranno a risuonare, mentre le altre reagiranno normalmente. A cosa serve questa funzione? A volte capita che nelle partiture troviamo dei passaggi che sembrerebbero richiedere tre mani per essere suonati. Questo perché proprio fisicamente risultano irrealizzabili. Per esempio, osserva queste battute. Come vedi, c'è un'ottava molto lunga che va mantenuta per diverse battute e agli estremi abbiamo degli accordi staccati e un basso staccato. In qualche modo quest'ottava deve continuare a risuonare per tutte le battute, però non possiamo tenerla fisicamente con la mano sinistra perché la mano sinistra dovrà andare a suonare il basso. Non possiamo nemmeno usare il pedale di risonanza perché in quel caso l'effetto dello staccato delle nostre parti estreme si annullerebbe. E in più dovremo continuare a cambiare pedale ad ogni nuova armonia e quindi in ogni caso la nostra ottava scomparirebbe. Ed ecco allora che ci viene in aiuto il pedale tonale. Suono l'ottava, abbasso il pedale finché ancora sto tenendo giù i due tasti e poi procedo con tutto il resto. Nei pianoforti verticali non c'è il tonale, ma c'è la sordina. Quando abbassi il pedale, una striscia di panno si interpone fra le corde e i martelletti, e quindi il suono che ne ricaverai sarà un suono più ovattato e più piano. In questo caso anche il timbro cambia parecchio, infatti non è un effetto che è richiesto dal repertorio, ma più che altro una necessità di studio, magari per chi studia in appartamento o per chi ha bisogno di non disturbare troppo. Se ti trovassi davanti a un passaggio come quello che ti ho mostrato prima, però non avessi a disposizione il pedale tonale, l'unica soluzione è quella di utilizzare il pedale di risonanza, dosandolo bene per quanto possibile, cercando però di non sporcare assolutamente le armonie. Oppure dovrai semplicemente rinunciare agli aspetti che ritieni meno importanti del passaggio. Tornando sempre all'esempio di prima, se dovessi suonare quel passaggio senza pedale tonale, suonerei l'ottava dandole un bell'accento. E poi la rilascerei concentrandomi invece sulla resa degli staccati. Ti ringrazio per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video, con tanti esercizi di tecnica, curiosità e suggerimenti sullo studio del pianoforte. Ti aspetto al prossimo video, ciao!